Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto laddove potete, siete così numerosi, non aspettavamo forse troppa, così tanta gente. A nome della Società Romana Nuoto vi do il benvenuto a questa speciale manifestazione. Io sono Dante Mortette, presidente della Società Romana Nuoto, giovane rappresentante di questo antico circolo sportivo dove nasce il nuoto in Italia, quando ancora i romani non sapevano nuotare e per ragioni di opportunità non sapevano, morivano, affogavano nel fiume, quindi la canzone romana lo racconta nei racconti appunto dell'epoca. Romana Nuoto, i soci di Romana Nuoto decidono di insegnare ai romani a nuotare con l'istituzione del Gallinaro, che era, quindi cominciare così in festa sembra quasi un racconto anche questo, e quindi l'istituzione del Gallinaro che era una rete che veniva immersa nell'acqua e lì i romani iniziano e gli italiani iniziano a nuotare. Da lì poi la società si sviluppa, diventa un galleggiante importante negli anni 20, Cesare Pascarella ed altri artisti dell'epoca lo frequentano, Ivano Ebonomi, primo ministro, è socio di Romana Nuoto e Leonida Bisolati ne è il segretario. Naturalmente oggi non abbiamo più quei fasti, perché io sono il rappresentante, quindi non sono così importante, ma comunque noi nel nostro piccolo manteniamo una tradizione e una cultura fiumarola che spesso non si conosce a Roma, benché molti di noi siamo romani, non conosciamo bene questo tema, il motivo per cui poi esiste questa città, che è il Tevere. Racconteremo queste storie nell'ambito del festival il 22 settembre alle ore 18 con i protagonisti di Romana Nuoto, cioè i soci vecchi, antichi, storici, che in una chiacchierata così in famiglia vi racconteranno una storia che credo sia affascinante, che spesso insomma, a Roma non si conosce più. I circoli oramai sono l'Aniene, la Roma, la Lazio, che con tutto il rispetto sono delle lobby oramai affaristiche e non hanno più a che vedere molto con lo sport e con la cultura romanesca. Noi invece manteniamo questa tradizione, quindi qui ancora si suona la campanella a mezzogiorno, si mangia tutti insieme, quindi è un circolo veramente unico. Capisco che chi mi vede può pensare che sono poco come posso dire, diplomatico nell'affermare che la Roma e la Lazio non lo sono come noi, ma è la verità, insomma, quindi vogliamo essere nella verità qui. E quindi dire che siamo unici è una verità. Chi vuole il giorno all'ora del pranzo potrà frequentarci e vedere che qui tutti i soci partecipano ancora attivamente a quella che è stata da sempre un'attività dei romani, quella di insomma divertirsi sul fiume. Quindi l'invito è per il 22, sempre nell'ambito del festival. Oggi, dopo la presentazione del programma del festival, chi vorrà potrà venire con noi in barca, iniziando questo viaggio sul fiume, che spesso anche lì molti di noi romani non abbiamo mai fatto e che invece è una cosa meravigliosa. Si viaggia su fiumi lontani, spesso in Amazzonia, chi ritorna magari da esperienze di viaggi estivi e magari non ha mai avuto l'opportunità di conoscere il fiume proprio, insomma, il fiume per cui poi veramente noi esistiamo, ci siamo per questo motivo, perché c'è il Tevere. Quindi in questa passeggiata vedremo Roma da un'altra angolatura e vi invitiamo a godere di questo spettacolo.